Ha confessato di aver ucciso suo figlio Andrea di 3 anni, Elisabetta Bertolotto, la donna di Savona che poi ha tentato di uccidersi finendo con la sua auto in un dirupo a San Bartolomeo del Bosco. La donna che ha partorito il secondo genito da pochi giorni, in preda a depressione postpartum, avrebbe strangolato il figlioletto a casa prima di trasportarlo in auto sulle colline savonesi per tentare il suicidio. Dopo essere stata interrogata dalla polizia, la donna è ora piantonata all'ospedale San Paolo di Savona in stato confusionale.